ritrovati con AgriMag News. Parliamo di insetti alieni e possibili modi di difesa delle colture da questi insetti. Nello specifico, Cryptoblabes nidiella. Lo facciamo con il professor Andrea Lucchi. Si studiano sistemi che non siano impattanti come i trattamenti fitosanitari, che possano contenere la diffusione o i danni di questo parassita specifico, la Cryptoblabes? Sì, stiamo studiando alcune possibilità e in particolare stiamo provando da 3 anni in Puglia il metodo della confusione sessuale. E il problema fondamentale è che questo insetto non è così ben conosciuto, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti della sua biologia, perché a un certo punto non scompare dal vigneto per un po' di tempo, per riapparire poi a partire dal mese di luglio in poi, e quindi noi utilizziamo la confusione sessuale senza conoscere bene l'insetto, e questo non ci consente al momento di avere dei risultati soddisfacenti da un punto di vista del contenimento, no? Quindi continueremo anche il prossimo anno con queste prove, cercando di modulare i feromoni in modo da ottenere un vantaggio maggiore rispetto a quello che abbiamo avuto fino a quest'anno. Questo perché questa tipologia di insetti sono nuovi nel nostro territorio, ma esperienze estere, tipo negli Stati Uniti, in Israele, dove questo è un parassita chiave, possono essere filtrate e applicate nel nostro territorio? Non esistono esperienze di confusione sessuale in Israele, sono stati fatti alcuni anni fa ma non hanno avuto poi un seguito. Noi siamo i primi che stiamo provando la confusione sessuale su vite, Cryptoblabes, è per questo che siamo proprio in questo senso dei pionieri e dobbiamo capire queste cose che ancora non capiamo, quindi non ci siamo persi d'animo, anche perché con la lotta chimica non è semplice tenere a bada questo insetto, e quindi questo sistema con i feromoni ci lascia sperare bene, ma dobbiamo ancora dedicare tempo alla ricerca e alla sperimentazione. Ecco, secondo la sua esperienza sono già 2-3 anni che si sta studiando questo parassita, dopo quanto tempo si riescono già ad ottenere dei risultati soddisfacenti? Adesso noi siamo riusciti ad abbassare il danno alla metà, nel senso che se in vigneti testimone abbiamo un'infestazione pari al 60% di grappoli con danno, soltanto con la confusione siamo arrivati ad avere intorno al 25-30% di infestazione. È un risultato soddisfacente fino a un certo punto, perché non siamo soddisfatti dall'avere un 25-30% di grappoli infestati. Io penso che ancora 3 o 4 anni siano necessari per arrivare alla definizione di un metodo non solo basato sulla confusione sessuale, ma eventualmente anche su insetticidi applicabili nel biologico, per arrivare ad una strategia che ci consenta di contenere questo insetto, che peraltro è un insetto che è sempre stato presente nei nostri climi, ma che è diventato dannoso in seguito probabilmente a dei fenomeni climatici. Per esempio il fatto di questo global warming può darsi che abbia messo le condizioni perché l'insetto possa svilupparsi con maggiore dannosità rispetto a prima. Bene, buone aspettative, visto che i risultati positivi cominciano a venire, noi vi aggiorneremo e vi informeremo sempre sul sito AgriMag News.